Poi prendi. E ha lanciato una palla fizia, voglio dire, no? Dice, noi, a me piace citare anche un grande giornalista, visto siamo una catena di giornalisti, e Montanelli diceva, un paese, una città che non ha memoria, non ha nemmeno futuro. La città di Grosseto ha dimenticato tanto di quello che è successo. Se ricordiamo nel 66, dopo l'alluvione orribile, subimmo, nel 67, nel 68 edificammo case senza utilizzare il sottotetto, il sottostrada, sotto, si poteva casomai andare in alto, ma non sotto il livello stradale, da 167 sud, quella di Corarella, è così, con i piani piloti, le case fatte lì, a distanza di anni ci siamo dimenticati, ecco la responsabilità del mondo politico, di avere coraggio di non essere sensibili alle pressioni delle lobby dei costruttori, delle lobby del cemento e dire stabiliamo le regole semplici. Che il territorio della Maremma, che il territorio conquistato con fatica, è stato conquistato con fatica, è stato bonificato con fatica, la grande ammalata di Piero Leopoldo di Lorena, ha dato questo bel paesaggio, queste belle pinete, questa qualità nel tempo, grazie soprattutto alle ultime bonifiche fatte nel ventennio. Ecco, stabiliamo le regole semplici, non si può costruire sotto livello stradale, zero sotterranei scantinati, trasformati poi in abusi edilizi condonati o compiacimento di vedo di zero, semplice, andiamo in alto, facciamo tetti alla mansarda, facciamo quello che ci piace, ma in terra non ci andiamo più, semplice, mettere le regole semplici, questa è la responsabilità del mondo politico, non legifera in questi termini, che dimentica nei regolamenti urbanistici, nei regolamenti di attuazione, nei piani regolatori, come ci piace, queste semplici norme di buon senso, senso addirittura antico, arcaico. Ecco, basterebbe fare un puntuale delle cose che non si devono fare. E poi prima di costruire, addirittura tombando tanti fiumi, tanti fossi, andiamo prima a riutilizzare tutto quello che abbiamo, perché abbiamo, se facciamo un censimento di quello che abbiamo costruito, potremmo vivere per altri 50 anni senza costruire nulla, ma utilizzando quello che abbiamo. Semplice. Mi fermo qui. Però.